Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio secondo canale YouTube, perché oggi noi siamo qua nel primo video, perché oggi noi siamo qui per reagire ai sorteggi dei gironi dei mondiali del 2022. Mi raccomando ragazzi, like, iscrizione e campanella anche su questo canale. E mi raccomando, condividete questo video con tutti i vostri amici, che è fondamentale. E questo, vado sul canale della FIFA e inizio a vedere i sorteggi di Champions League. Dovrebbe essere UEFA, FIFA, dovrebbe essere. Aspetta, metto sorteggi. Sono in ritardissimo, tra l'altro. Sono appena le 18, però. Siamo sorteggio mondiale 22. Questo non sarebbe il canale, però vediamo un po' se c'è qualcosina. Meglio quello della FIFA. Aspetta un attimo che vado indietro. Allora. Non so se è ancora partita la diretta. Non so se è ancora. Appunto, parte la diretta sul canale FIFA. UEFA, mettiamo UEFA, ma cioè dovrebbe comparirmi subito in teoria. Allora, cioè in teoria sono già cominciati, cioè i sorteggi, quindi aspettate un attimo che vi tengo un attimo. Ok ragazzi, stanno iniziando a sorteggiare la prima fascia: Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna e Portogallo. Vediamo signori, stanno per iniziare dopo praticamente 47 minuti di presentazione. Raga, madonna mia, che grafica però, che grafica. Ci sono vari personaggi. Mi fa un po' male vedere questi sorteggi, però allo stesso tempo da qui a giugno, come detto, stanno estraendo la prima pallina. Secondo me dovrebbe essere il Qatar, in teoria. In teoria dovrebbe essere il Qatar, infatti, perché no, fa sorridere quello che ha estratto la pallina. Qatar, vabbè, era normale, era paese ospitante, quindi Qatar nel gruppo, in teoria, A. Poi adesso estraranno anche la seconda pallina. Ah, diciamo che appunto da qui fino a giugno può cambiare veramente tutto, quindi non escludo nulla sugli pescaggi d'Italia. Cafu estrae l'altra pallina, secondo me becca la Francia. Ho questo presentimento. A1. Cioè? Aspetta, non ho capito. A1. What? Cosa vuol dire A1? Non l'ho capito. Vabbè, sta estraendo un'altra pallina. Vediamo un po' chi estrae. Stavolta è un altro, uno dei suoi personaggi. E l'Inghilterra, che penso che andrà nel gruppo B. Guarda, Southgate. Allora, quindi Inghilterra nel gruppo numero 2, ovvero quello B. Poi estraeranno tra poco anche l'altra pallina. Vediamo un po'. Cafu. B1, non so cosa sia. Ah no, A1 è girone A, B1 girone BC1 farà, sempre così. Quindi gruppo A, Qatar, gruppo B, Inghilterra. Gruppo C secondo me becca il Belgio. Secondo me becca il Belgio. No, l'Argentina, gruppo numero C. Ok. Argentina, squadra. Non mi convince particolarmente. Secondo me l'Argentina esce subito. Non so perché. Non i gironi. Ma secondo me ottavi esce. Esce come secondo me. Come lo scorso mondiale. Non mi convince tanto la squadra e l'allenatore, eccetera. Poi questo in teoria. Cos'è? Tanto. Cosa fa uscire qui? Ah, infatti c'è uno. Stavolta da un altro, quindi. Ok, è un po'. C'è
Chissà se Sigwolf viene inquadrato, non penso proprio. Vediamo un po', gruppo D secondo me perché è il Portogallo. O il Portogallo, Spagna, Francia, proprio zero. Francia nel gruppo D, ok, vediamo un po', mancano ancora quattro gruppi. Quindi, primi quattro gruppi, primo gruppo A, Qatar, gruppo B, Inghilterra, gruppo C, Argentina e gruppo D, la Francia. Che secondo me sarà una grandissima delusione di questo mondiale. Poi vi dirò tutto, magari in un video che farò tra un paio di mesi sulla prediction del mondiale. Poi vediamo, vabbè, qui dirà D1 sicuramente, infatti è così. D1, ok. Poi metterò schermo anche immagini. Quindi, tanta roba. Vediamo un po' qui intanto cosa pesca. Vediamo un po', gruppo E secondo me perché è il Brasile. Vediamo un po'. No, la Spagna. Gruppo E la Spagna, che ovviamente queste che vi sto citando, Qatar, Inghilterra, Argentina, Francia e Spagna sono teste di serie. La fascia 1 adesso dirà E1. Poi F1, poi G1 e poi H1, chiaramente. Non so perché facciano sta roba, ma va bene. Poi, mancano ancora Portogallo, Belgio e Brasile. Secondo me, allora, nel gruppo F secondo me perché è il Brasile. Sono ancora insistente sul Brasile. Gruppo G secondo me il Portogallo e gruppo H il Belgio. Questo è il mio pronostico. Vediamo un po', signore, quello che esce fuori magari ci azzecco. Vediamo un po'. Vediamo un po' perché becca nel gruppo F. Niente, oh, ne sto sbagliando tutte. Nel gruppo F c'è il Belgio. Vediamo un po' se almeno uno ne azzecco, almeno uno. Magari però il Portogallo azzeccherò, lo prossimo nel gruppo G e Brasile nel gruppo F e Belgio nel gruppo H erano i miei pronostici. Adesso appunto Belgio gruppo F, diranno F1. Non FFB2 che è la mascherina, ma quello è un'altra roba. Ok. Poi quando finiranno i gironi vi scatterò diciamo una foto, oppure quando finiranno tutte le teste di serie vi farò una foto. Ok, mancano due panni, 50-50, al gruppo G c'è il Portogallo. Vediamo un po'. No, vediamo un po'. Il Brasile, regalo, ci cade tutte. Allora, il gruppo H sarà chiaramente il Portogallo. Poi vi farò una foto. Ok. Ok, poi ci sarà anche il pot 2, pot 3, pot 4. Ci sono tantissime squadre interessanti. Sicuramente questa tra le edizioni mondiali sarà la meno, come si dice, la meno bella. Cosa che Infantino però non ha detto, ha detto che secondo lui sarà la più bella. Io non condivido perché ho una valanga di cose da dire. Ok, allora. E gruppo H, chiaramente il Portogallo. Adesso, dopo questo, mi farò la foto. Ok, ragazzi, adesso estraeranno passo passo le squadre della fascia 2. Sarà Mataus, capitano, ex capitano Germania. Se me esce la Germania. Se me il Qatar beccherà la Germania, dai, almeno qualcuno. Vediamo un po'. No, Olanda! Olanda che va con il Qatar. Poteva andare meglio. Decisamente sì, c'è una squadra un po' più abbordabile come la Croazia, USA, Svizzera, Uruguay e anche Danimarca. Cioè, è andata male al Qatar. Un po' sfortunata, ma spero che il Qatar esca subito, sinceramente. Godrei con un riccio perché ospitare i mondiali in Qatar. Secondo me è una grandissima cavolata. Vediamo un po', su me esce la Germania. Vabbè, dopo questo. Su me esce la Germania. Ancora Mateus, non so come si pronuncia, pardon. Esce secondo me la Germania con l'Inghilterra. Si possono massimo beccare due squadre europee. L'ho detto. USA, bello, bellissimo, bellissimo, bello. Stati Uniti e Inghilterra, una grande partita secondo me. Sì, vabbè, cioè, tutto sarà normale secondo me.
Stati Uniti Inghilterra sarà una di quelle partite che spero di veramente vedermi. Quindi Stati Uniti che vanno nel gruppo B. Vediamo un po' adesso, vabbè, Cafu, vabbè, dirà sicuramente B1. Vabbè, come è il suo classico. Ah no, B3, perché B3 stavolta? Forse perché la USA è stata posizionata nel terzo posto del riquadro del girone formato da quattro squadre. Sinceramente non so perché l'hanno posizionata lì. Ah, così a caso, probabilmente. Non capisco il senso. Secondo me stavolta beccano l'Uruguay con l'Argentina. No, Messico, bella anche questa. Messico è una squadra, secondo me non sottovalutare. Jimenez, Lozano, qualche giocattolino ce l'hanno, non penso che però possano insidiare troppo l'Argentina. Diciamo che gironi di ferro non ce ne saranno. Perché, cioè, le squadre, cioè, a meno che la Germania vada con la Francia, cioè veramente una, cioè può capire Germania, Croazia, cioè non ci saranno gironi di ferro. Vediamo un po' con la Francia, chi ci va? Ah, beh, ci tre intanto, sì, chiaramente. Vediamo un po' Mataus cosa estrae. Il gruppo D con la Francia ci andrà, secondo me la Germania. Purtroppo questo presentimento, secondo me la Germania. 3, 2, 1. La Danimarca è fortunata la Francia. Cioè, poteva andargli in un'altra fortunata. Più o meno. Ok, allora, vabbè, diranno D1, D2, non posso scrivere più tardi. Ah, scrivo più tardi. Stanno tra poco estrando la squadra con la Spagna. Ok, allora, non so, ah no, il Portogallo con l'Uruguay perché il Brasile non può beccare un'altra sudamericana, quindi Brasile con la Svizzera e Portogallo che Hai becca 5 l'Uruguay. minuti di tempo, passi un attimo di là perché domani pomeriggio non ci sarò. Quindi ti solamente. Quindi di fatto Qatar o gruppo A, Qatar, Olanda, gruppo B, Inghilterra, USA, gruppo C, Argentina, Messico, gruppo D, Francia, Danimarca, gruppo E, Spagna, Germania, gruppo F, Belgio, Croazia, gruppo G, Brasile, Svizzera, gruppo H, Portogallo, Uruguay. Adesso stanno sorteggiando le squadre della terza fascia. Vediamo un po' cosa succederà poi all'Iran in futuro, non lo so. Vediamo un po' se mai capita proprio l'Iran. Infatti capita l'Iran che va nel gruppo A con il Qatar. Qatar, Iran e Olanda per ora. Diciamo che all'Olanda è andata più che bene, a mio modo di vedere. L'Iran non è che forse è la più scarsa della fascia 3, a parte la Repubblica Corea e poi la Tunisia. Vediamo un po' gruppo B, secondo me capita la Serbia, di Dusan. Serve una bella partita, Serbia-Inghilterra. Serbia secondo me una grandissima partita. Sono dei fogli qua, non sono questi fogli qua. Ah no, l'Iran va con l'Inghilterra perché il Qatar non può beccare un'asiatica, visto che c'è già il Qatar. Quindi Inghilterra, Iran e USA. E quindi va il Senegal con il Qatar. Al Qatar è andata malissimo per ora. E all'Olanda in realtà non è andata benissimo. Ribalto il giudizio perché l'Iran non può stare con il Qatar visto che sono asiatiche entrambe. Vediamo un po' con
con il gruppo C Argentina-Messico, secondo me la Serbia, me lo sento, sarebbe bellissimo. La Polonia, Quindi sarà Messi contro Szczesny. Messi contro Szczesny e la Danimarca. Ah no, sì. Sì, la Polonia europea. Ah, sì, può andare nel gruppo C, può andare. Quindi Argentina, Polonia e Messico. Poi ci sarà. Ci sono ancora Giappone, mi dico Giappone. Marocco, Serbia, Repubblica Corea e Tunisia. Vediamo un po'. Vabbè, C4 classico, chiaramente. Per ora dei sorteggi carini, se devo essere sincero. Pensavo peggio. Vediamo un po' se la Francia è andata di fortuna. Secondo me la Francia becca la più scarsa, ovvero la Tunisia, secondo me. La Tunisia penso che sia la più scarsa. Può beccarla. Non può beccare la Serbia, però. No. Ma quindi la Francia era andata bene. Un girone semplice. La Serbia, bella questa. Però la Serbia non può andare nel gruppo D perché c'è già un'europea. La Serbia è mica in Europa, no? Vediamo un po' la Serbia. Infatti, aspettate un attimo che cerco un po' di capire meglio. Ma c'è poi sto tizio che spiega. Infatti va nel gruppo G. Quel Brasile, bellissima. Bellissimo girone, gruppo G, Brasile, Serbia e Svizzera, veramente un bellissimo girone. Ah no, però anche qui, ma perché? Non sto capendo niente, non sto capendo veramente niente. Eh sì, la Serbia va con la Svizzera, con il Brasile, sì, ok, bellissimo gruppo, poi succede di tutto, non è così scontato che il Brasile passi da prima. Perché la Serbia con Vlaovic, Matic e altri giocatorini può far paura. Poi mancano ancora C, D, E. Ah no, mancano D, E, F, H come gruppi. La Tunisia, che capita? Non mi dirà Francia. Non mi dirà Francia. No, no, mi sa che capita la Francia. Sarebbe un girone fortunatissimo per la Francia. Oh, la Tunisia era più scarsa della fascia 3. Eh sì, capita alla Francia, che è molto fortunata. Girone molto semplice per ora per la Francia. La Danimarca gli è andata anche bene, diciamo. Ok. Quindi Tunisia, Danimarca e Francia, per ora poi mancherà chiaramente la quarta fascia, quindi. Poi, ancora in Giappone, Marocco e Repubblica Corea. Il Giappone lo voglio assolutamente nel gruppo F, lo voglio nel gruppo F con il Belgio e la Croazia. L'ho gufata, eccolo. Già, Giappone che va con la Spagna e la Germania. Che sfiga, povero Giappone. Povero Giappone che gli cava un girone praticamente impossibile da passare. Anche come terza in realtà, perché però se beccassi un Canada per dire, cioè è finita praticamente. Poi vediamo un po', vabbè, è 4, sì, ovvio. Il Giappone che non è fortunato, ne mancano due, il Marocco e la Repubblica Corea. Il Marocco può andare, sì, possono capitare entrambi i gironi. Quindi può essere Belgio, Croazia, Marocco, oppure Belgio, Croazia, Repubblica, Corea, oppure Portogallo, Uruguay, Marocco, oppure Portogallo, Uruguay e Repubblica Corea. Vediamo un po', perché nel gruppo F ci va il Marocco, che a mio modo di vedere è stata più fortunata rispetto al gruppo H, perché secondo me la Croazia è meno forte dell'Uruguay e il Portogallo è, come si dice? No, l'Uruguay è più forte della Croazia e il Portogallo, secondo me, è più forte del Belgio. Quindi, relativamente, diciamo che è fortunata. Diciamo, fortunato un parolone, però il Marocco di certo non è stata la più sfortunata. Manca solo una Repubblica del Corea che andrà con Portogallo-Uruguay. Sfortunata la Repubblica Corea, ma d'altronde non poteva capitarle chissà cosa.
Mancano ancora le squadre ovviamente di quarta fascia. Manca, stiamo per giungere, diciamo, al termine, però. Per ora i gironi bellini, cioè. Al Portogallo gli sta andando abbastanza bene, l'Uruguay si è forte però. Non è magari forte come anche una Serbia, no, la Serbia la batte. Non è forte magari come una Germania, come una Danimarca, come gli USA sono una squadra veramente interessante, anche il Senegal, quindi al Portogallo sta per ora andando benino. Vediamo un po', intanto vi faccio una foto. Ok, vi ho fatto vedere un'immagine, ma anche la quarta fascia, che in realtà ci sono tre squadre che non si sa ancora. La qualificata è lo spareggio 1, quella spareggio 2 e quella europea, se dico bene. Diciamo che la squadra più forte della fascia 4, senza alcun dubbio, sono il Canada, il Ghana e poi quelle che si qualificherebbero dopo lo spareggio, penso. Però, una tra Costa Rica e Nuova Zelanda. Ah, quella dei playoff. Il primo playoff di spareggio. Che va nel gruppo. Non lo so. Perché può essere qualunque. Quindi, questo non lo so. Sono un poco informato su questi sorteggi, sinceramente. Quindi, in che gruppo va? Vabbè, sto tizio che spiega. Va nel gruppo D. Non lo so qual è lo spareggio 1. Poi vado a vedere. Eh sì, vanno il gruppo con la Francia, Danimarca, Tunisia e quella del playoff 1. Francia è relativamente abbastanza fortunata, diciamo. La Tunisia era la più scarsa, diciamo, della terza fascia. Il Camerun non mi sembra tutto sto granché. L'Ecuador poca roba, l'Arabia Saudita pure. Quindi, Ecuador che capita con chi? Non ho visto. In che gruppo capita? L'Ecuador è sudamericana, quindi non può andare con. Nel gruppo B non ci può andare, nel gruppo C non ci può andare. Può andare nel gruppo E, nel gruppo F e va nel gruppo A con il Qatar. Quindi Qatar, Ecuador, Senegal e Olanda. Il Qatar la vedo abbastanza. Un po'. Non è andata benissimo al Qatar perché il Senegal è una grandissima squadra. Cioè, il Qatar può arrivare terzo, anche secondo, però. Al Qatar non gli è andata. Cioè, in realtà come squadra big non è che ha beccato. Cioè, ha beccato l'Olanda, che poteva andargli peggio in realtà, però. Diciamo che il Qatar non è stato particolarmente sfortunato, ma neanche stra sfortunatissimo. Anche perché il Qatar, giocando in casa loro, può fare degli scherzi. Arabia Saudita, che capita in che gruppo? No. Non può andare nel gruppo B. Può andare nel gruppo C, e quindi andare nel gruppo C a sto punto, penso. Vediamo un po'. È asiatica, nel gruppo C non ci sono squadre asiatiche, quindi per forza penso che vada nel gruppo C alla fine, l'Arabia Saudita, in teoria. E sì, infatti va lì. Quindi Argentina, Arabia Saudita, Messico e Polonia. Allora l'Argentina secondo me non gli è andata benissimo, perché la Polonia può fare Lewandowski e tanta roba. Il Messico qualche giocatorino ce l'ha, però comunque un girone abbordabile che porta senza alcun tipo di dubbio anche la prima. Anche se non so quanto mi fido di sta Argentina, sinceramente. Poi, mancano il Ghana dal Camerun, più lo spareggio 2 e l'European Playoff. Vediamo un po' cosa pesca. Playoff 2, quindi andrà in che gruppo? Questo non lo so, appunto come dicevo prima sono un po' informato su queste cose. Vediamo un po', va nel gruppo, non lo so, non so quale sia il playoff 2, sarà quello con la Costa Rica o sarà quello tra Scozia, Ucraina e Galles. Va nel gruppo E con Spagna, a Spagna non gli è andata bene.
Non gli è andata bene, perché comunque la Germania è forte, però può passare anche a Spagna, cioè. Cioè, diciamo che i gironi sono un po', come si dice? Cioè, non ci sono gironi in cui le teste di serie falliranno. Può fallirne, che ne so, può fallirne due, uno o due, non di più. Cioè, penso che la maggior parte passeranno senza troppi problemi. Cheat. Poi mancano ancora il Ghana, il Canada, il Camerun e l'European Playoff. Vediamo. L'European Playoff che va nel gruppo europeo, va nel gruppo va nel gruppo, non lo so, forse è il gruppo G. No, non vedo, una gran cavolata però. No, va nel gruppo B con l'Inghilterra, l'Iran e gli USA. Diciamo che sto girone, se ci fosse l'Italia sarebbe un girone un po' ostico, però è passabile. Però in questo momento non ci siamo, quindi non facciamo altre domande. Cosa stai giocando su YouTube? Non so giocare. Ah, beh, ti ha detto. Sì. Poi mancano ancora il Ghana, il Canada, il Camerun. Il Camerun non so di che nazione sia, cioè non so se sia asiatica, sudamericana. Il Canada è vabbè, non sono informato. Allora, il Camerun può andare secondo me nel gruppo G. No. Nel gruppo, può andare forse nel gruppo G, appunto. Vediamo un po' se ci ho azzeccato oppure no. Poi rimangono ancora il Canada e il Ghana, visto che è stato appena pescato il Camerun. Eh sì, nel gruppo G, infatti, Brasile, Serbia. Al Brasile non gli è andata bene. Brasile, Serbia, Svizzera e Camerun. Poi mancano il Canada, il Canada, il Ghana. Il Canada, se andasse in gruppo in Portogallo, non sarebbe per niente facile passare. Se invece andrebbe, se invece il Canada andrebbe nel gruppo del Belgio, secondo me se la può giocare. Non che nell'H non se la possa giocare, però. Mancano veramente 2 minuti, finiranno i sorteggi che sono durati. Cioè, proprio i sorteggi in sé sono durati 30 minuti circa. Non tanto, è durata tantissimo la presentazione. Il Ghana che va nel gruppo, in teoria dovrebbe andare nel gruppo H, non lo so.